Poco più di 48 ore alla fine dell'anno, ma dopo i festeggiamenti bisognerà fare i conti con le novità in arrivo per il 2015. Il nostro viaggio parte da due capitoli delicati come fisco e famiglia. Entro il 15 aprile, ecco la prima data, 20 milioni di italiani avranno il 730 precompilato che sarà messo a disposizione del contribuente attraverso i servizi telematici o CAF e professionisti del settore. Restano invece invariate IMU e TASI. Le scadenze sono quelle di sempre, 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo, con le aliquote che avranno un tetto massimo, fatta salva la possibilità da parte dei comuni di giocarsi uno 0,8 per mille di aumento extra. Importanti novità, come dicevamo, anche per le famiglie. Diventano strutturali gli 80 euro al mese in busta paga per i dipendenti con reddito annuo fino a 24.000 euro.